Luoghi comuni sotto l'albero, non c'erano i più famosi, quelli del tipo un tiro un gol oppure un pareggio sarebbe stato più giusto. Però nelle cosiddette dichiarazioni alla stampa non sono state risparmiate raffiche tipiche degli 0-0, un tempo noi, un tempo loro, oppure l'importanza della posta in palio ha bloccato le iniziative. D'altra parte, alcune presentazioni milanesi della partitissima dicevano l'Inter deve aspettare la Juventus e infilarla in contropiede. Altre, provenienti dall'ex capitale, dicevano la stessa cosa, invitando però l'Inter all'iniziativa. E così sono state applicate le più sottili armi tattiche, quelle dell'attesa, da Inter e Juventus. I tiri in porta si sono contati sulla punta delle dita di un monco. Il pubblico si è preso 2 ore di freddo, pagandolo assai più del cherosene di un mese intero. L'unico brivido, nel senso buono, l'ha fornito questo tiro dell'aitante Bonini. Molti hanno gridato al gol, ma era volgare miraggio. Le due gentildonne predilette dai tifosi italiani si sono scambiati doni. Stupenda la confezione, cercasi contenuto.